grazie. Quando è, diteci, noi andiamo. Abbiamo provato a presentare oggi un piano che parla di politiche industriali. Ed è un piano che nasce di fatto dall'esigenza nata da un'altra azienda, che è la Cecchini di Belluno, di poter stare sul mercato, di poter stare sul mercato in modo competitivo. ACC produce compressori, è un'azienda che comunque è ben conosciuta sul mercato, è un'azienda che sta uscendo dall'amministrazione straordinaria con una gestione cinese che non è stata particolarmente felice, ma che ha delle possibilità in questo momento di stare sul mercato con un progetto industriale vero. Non potrebbe stare sul mercato da sola. Per questo abbiamo pensato a un contesto che potesse coinvolgere anche lo stabilimento di Riva di Chieri, l'ex Embraco, che faceva compressori, con un progetto che possa dare pari dignità a entrambi gli stabilimenti e che possa effettivamente stare sul mercato in maniera competitiva. Cosa è cambiato rispetto al passato? Questo mercato è un mercato concentrato da grandi produttori. Quello che è cambiato è il Covid, che in questo caso nonostante la tragedia, è un'opportunità. Ed è un'opportunità perché li fa rivedere le catene del valore, li fa rivedere le filiere. I grandi produttori di elettrodomestici europei si stanno interrogando e si hanno interrogato l'azienda per dire: le forniture che vengono in questo momento dal Far East sono rischiose, ci piacerebbe avere un player europeo che condividesse questo tipo di rischio e tutto sommato, voglio dire, comunque ci desse delle ulteriori garanzie per stare sul mercato. Abbiamo intercettato questo tipo di domanda, abbiamo costruito un piano industriale che potesse reggere il mercato e stiamo fortemente come governo e anche con i nuovi strumenti che sono a disposizione, come lo strumento per la gestione delle crisi d'impresa, volendo fortemente entrare all'interno di questo progetto. Il succo del piano industriale è quello di portare lo stabilimento di Merl ad una produzione di assemblaggio di compressori per 6 milioni, i motori per i quali 6 milioni saranno tutti prodotti a Chieri, quindi la strategia è di specializzazione produttiva, compressori, sia compressori per refrigerazione domestica, sia compressori per refrigerazione commerciale, tutti assemblati a Merl, ma i motori dei compressori sono tutti prodotti a Chieri. Oggi abbiamo un'opportunità, no? Abbiamo un'occasione. Questa occasione è arrivata grazie a voi e grazie alle vostre iniziative e alla vostra lotta. Certo, questo è un progetto ambizioso, non abbiamo altro, per cui non è che abbiamo alternative che possiamo scegliere. Questa abbiamo e questa strada dobbiamo percorrere. Questa è la strada che dobbiamo percorrere e dobbiamo fare in modo che questa volta questa opportunità si concretizzi e che non sia una bufala come quella che abbiamo vissuto negli ultimi 2 anni. Oggi si è parlato finalmente di qualcosa probabilmente che si possa concretizzare. Fino adesso siamo, e voi lo sapete benissimo, siamo stati ai tavoli, ma di ciccia non c'era nulla. Adesso forse si potrà concretizzare di nuovo qualcosa, si potrà vedere un orizzonte per voi. La carta io la trovo buona perché si crea una nuova società, una new comp, che praticamente prende due gruppi in crisi e fanno un unico gruppo con partecipazione statale. Quindi sulla carta è buona. Adesso noi operai, è ovvio, siamo stati scottati con la precedente reindustrializzazione, finché non vediamo i fatti siamo preoccupati.